Posso portarlo a cena? Sì, dai, mamma. Quello che so sull'amore, il terzo film americano del regista Gabriele Muccino, sbarca nelle sale italiane dal 10 gennaio. Secondo il regista romano, la pellicola, che racconta la storia di un ex calciatore che si trasferisce in Virginia per recuperare il rapporto col figlio e l'ex moglie, non è stata pienamente capita e per questa criticata dal pubblico americano, perché è abituato a un altro genere di commedie romantiche. Il pubblico che va a vedere una commedia in America non è preparato a nessun cambio di rotta. Le nostre più belle commedie sono quelle che virano verso il dramma, e in America non è mai stato contemplato. Per loro la commedia deve essere, cioè deve entrare con un sorriso e uscire con lo stesso sorriso. Qualunque mirato visto proprio creava una resistenza. Ma sono convinto che quello è quello che invece piace in Europa. Il film è anche uno spaccato della vita di una cittadina della provincia americana che verrà scombussolata dall'arrivo dell'affascinante ex calciatore interpretato da Gerard Butler. Vedi quello che succede a Gerard Butler nella sua vita quotidiana, supera l'immaginazione e di gran lunga quello che vedi nel film. Cioè, le donne letteralmente risaltano addosso fisicamente. Chi abita in America vive un senso di nevrosi, porta a un grandissimo livello di infelicità e anche di fedeltà.